e siamo arrivati ai calci di rigore. Adesso contano solo cuore, nervi e testa. Segnare ora è importantissimo per partire con il piede giusto. Stupendo! Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Sistema la palla con cura sul dischetto. De Paul sarà il prossimo a tirare. Spiazza il portiere in sacca. Ha spiazzato il portiere con una finta, così si calciano i rigori. La Sampdoria ha la possibilità di pareggiare i conti con questo calcio di rigore. Nessun problema per il portiere. Il portiere ha scelto di rimanere fermo e ha avuto ragione. Hanno la possibilità di raddoppiare il vantaggio. La piazzata nell'angolino in basso a sinistra. Allungano, due gol di vantaggio. Devono assolutamente reagire. Non hanno alternative. Adesso si può solo segnare. Nessun problema per il portiere. Ha cercato di beffare il portiere, ma il beffato è stato lui stavolta. Il rigore che vale la vittoria. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si va avanti. E questo è il tiro che decide la partita. Che delusione tremenda questa. Certo, conta anche la fortuna in situazioni come queste, quando si decide tutto dagli 11 metri, ma bisogna segnare. Non c'è niente da fare, perdere i calci di rigore è sempre un...